7 della loro stagione. È la numero 105 per i Golden State Warriors, che farebbero la firma per chiudere qui e non giocare la eventuale gara 7 in casa. 105 una, 107 l'altra, in 240 giorni, prima di qualsiasi altra considerazione, qui si gioca prima sui nervi, poi sui nervi, poi su quello che avanza dei corpi. Difensiva per loro, arriva subito molta attenzione per Curry, poca per Draymond Green, che appoggia la palla al vetro, super passaggio. L'attacco di Jaylen Brown, che lavora in palleggio, lascia Smart, preso da Draymond Green, gli ruba il tempo. Due giocatori simili per mentalità, fisici, la palla, inizio difficile in attacco per Golden State, come in gara 4, riapertura, catch and shoot e tripla. Jaylen Brown non vuole tenerla in campo. Tatum parte, aiuto Draymond Green, palla nell'angolo, Smart extra pass, si muove la palla per i Celtics, trova le mani di Tatum. Gara 4 era cominciata con un 11-4 per i Celtics, questa comincia con un 12-2. Timeout Steve Kerr. Looney accoppiato con Tatum, gli lascia la mano sinistra, prova a portarlo sull'aiuto di Draymond Green, questi sono fondamentali, si ferma prima dell'aiuto Tatum. Blocco di Curry per Thompson, a ricevere Wiggins dall'altra parte, prende un tiro non facile, 0 su 6 da 3 in gara 5, questa la mette da import, sticcio di Wiggins, recupero di Smart che lancia il campo aperto Brown, taglio del neo entrato Derek White. I Boston Celtics al meglio convertendo la difesa in attacco, per Curry che continua ad aspettare nei limiti del possibile la partita, ma da lavoro Klay Thompson. Attenzione, questa è gara 6, storicamente una delle preferite di Klay Thompson. Fa girare per Payton, uno degli eroi di gara 5. Williams ha i tre punti contro Curry che lo attacca, lo batte, va al ferro, segna due punti che possono molto aiutarlo psicologicamente. Qui è vantaggio dello stesso Curry, poi bellissima palla per Poole, si apre Jaylen Brown, Poole appoggia la palla al vetro, tiro difficilissimo, canestro di Poole, rosicchia, vantaggio agli avversari Golden State nel primo tempo di gara 5, ed è uscito da quella rotazione, qui trova la palla sul rimbalzo, si affida a Jaylen Brown che è qui, è attaccato a Jaylen Brown. Wiggins contro Tatum che legge molto bene la situazione, poi come al solito è perfetta la sua eleganza. Tatum regala questa tripla sbagliata, ma il problema poi è che Payton va a rimbalzo e appoggia la palla al vetro. Non mi sembra un giocatore da lasciare in quella situazione, faticando, è la prima finale, ci può abbondantemente stare. Ancora metri di spazio e gol da tre punti dopo 12 errori per Draymond Green. La sua accelerazione contro Pritchard la lascia lì per Payton, movimento Georgevic, stavo per dire, non dirmi che dopo aver sbagliato tutto mette questo, ma certo che devi dirmelo. Certo, la prende in movimento, lo prende con grande fiducia e segna il primo vantaggio della serata. Per grande lezione per tutti, ovviamente è un apprendimento diverso. Palleggia il resto, tiro tabellata per Jordan Poole, dei del basket al momento apertamente schierati. Di Kerr, Wiggins attacca Grant Williams, buona difesa di Williams, schizza in mano a Jordan Poole, altro tiro, altro giro, altro regalo. E sono al ferro ancora una volta, proteggono, la prende Klay Thompson, la schiaccia per terra per Wiggins che appoggia al vetro, si allarga a dismisura il parziale, adesso avanti di 10 addirittura Golden State. Jordan Poole side step da tre punti, a rimbalzo Draymond Green, vuoto per i Boston Celtics e colpo da tre ancora Jordan Poole. Blocco per Smart, fa girare Tatum, ributta fuori per Jaylen Brown che si prende un tiro con la palla pesantissima, mette la tripla da leader del meno 12. Rimane a terra Robert Williams, spinge Horford, trova Tatum, Eurostep, segna, fa esplodere il Garden, induce al timeout Sticker. Blocco di Draymond Green, riblocco di Draymond Green, poi blocco per l'uscita di Klay Thompson, sembra un pick and roll, è un'uscita, sono i Golden State Warriors. Horford proprio contro Draymond Green, taglio di Robert Williams, perso questa volta sul cambio, si lamenta
Curry, brutto errore dei Warriors e dei compagni. Attacca Curry, va nell'angolo proprio per Wiggins. Signori, questa è leadership. Gli ha appena sbagliato il cambio, lo ha appena guardato male, gli dice: prendi questo cioccolatino che ti passa subito, e ci passa subito. Pull strength in numbers, il mantra dei Golden State Warriors. Tiro in corsa per quello che, con il massimo rispetto degli altri, Jaylen Brown riapre per Tatum. Wiggins ancora, manda verso la mano sinistra, buon lavoro di Tatum, dentro e fuori e poi ancora dentro, il pallone per Al Horford in punta nelle mani di Curry, che gioca un pick and roll di tipo angle, arresto, tiro, tripla, Curry e ancora Curry. E anche fino a questo momento, dietro la schiena, Curry contro Jaylen Brown, lo salta facile e va al ferro anche qui. Ma 5 anni fa questa azione non l'avrebbe neanche immaginata. Protezione del ferro perché c'è Horford e non Robert Williams. E infatti protezione del ferro non c'è. Tutti i piedi. Qui siamo alla scala del basket. Palla dentro, split, giocato per Curry e per Payton che la lascia lì per Klay Thompson. Come l'ha capita Gary Payton questa squadra? L'ha capita meglio di tutti. Sa esattamente cosa si aspettano da lui, sa cosa serve a questa squadra e lo fa benissimo, come qua fa benissimo. Tatum a segnare un canestro complesso. Ero a vuoto per i Golden State Warriors, ricezione profonda per Robert Williams che prova a tenere in piedi i Boston Celtics. Apertura per Porter, extra pass per Wiggins, molto bene, poi la palla arriva nell'angolo a Draymond Green, seconda tripla di Draymond Green. E quei tiri, ma è già la quarta tripla tentata da Draymond Green in questa gara 6, e questo è un segnale di mentalità. Qui viene attaccato e battuto al ferro, andando proprio a sinistra da Jaylen Brown, non si perde d'animo per Golden State. Troppa pressione di Porter, saltato da Brown, 2 contro 1, chiuso dalla tripla dall'angolo di Al Horford. Da Brown, poi il tocco e il controllo di Wiggins, riapertura per Curry, metri di spazio, esita un attimo e alla fine folgora la retina. Tutto in casa, la partenza di Tatum, riapertura per Horford, tiro, piedi per terra, 2 triple in fila, l'orgoglio di Al Horford e dei Boston Celtics, risalgono a meno 13 e soprattutto questi canestri non lanciano la transizione avversaria. La metà campo, Curry raddoppiato, short roll dell'angolo, Porter, bravissimi, piedi per terra, la tripla dell'ex giocatore di Washington. Questo è il ricevitore che è Thompson, riapertura, la mette in mano a Curry, sono troppo bravi, non c'è niente da fare, sono troppo bravi. Draymond Green con tutte le letture giuste, la tripla di Stephen Curry, forza mentale veramente di qualcuno sovrumano. Horford è cestisticamente una cosa simile, ha messo 3 triple di puro purissimo orgoglio. Ma Brown non ha bisogno di lui e lui per ora offensivamente risponde bene. Scarico per Porter, back to back three da contemplare per i Celtics, che sbagliano una tripla un po' episodica tentata da Smart da centrocampo, e Steph Curry sente l'odore del sangue. 1:15 al termine di gara 6, 22 di vantaggio Golden State. È tornato Looney, avventura di Smart, gol a rimbalzo di Robert Williams, davvero l'ultimo ad arrendersi. Menisco o non menisco, che serie finale, che playoff di Robert Williams. Ripeto, Clay buttandosi indietro non lo aiuta, viaggia Smart, scambia con Tatum, prende il tiro, orgoglio puro per Marcus Smart. Wiggins meno esplosivo rispetto alla clamorosa gara 5, ma sempre importante, forte al ferro, con potenza, con l'arresto di potenza Jaylen Brown. Dietro la schiena Curry, step back da 3, depistato Grant Williams, tiro sbagliato, rimbalzo offensivo di Wiggins, 5° canestro su 15 tentativi per il canadese al limite. Riapertura proprio per Smart, close out fortissimo di Curry, in ritardo su Brown che infila la tripla del meno 14. Eccellente da parte di Poole, Brown lo attacca e naturalmente
attaccare Poole, significa attaccare l'anello debole in quella situazione. Via del canestro, ricezione Tatum, palla per Horford che segna, subisce il fallo, altra rimetta col libero, supplementare. Per Williams con Draymond Green che riceve la rimessa, giocata per Poole, deve tirare Green, signori, questa è classe. Palla persa sanguinosa per i Boston Celtics, accelerazione Wiggins che scarica per Gary Payton che schiaccia il più 12. La palla la recuperano. Attacca Smart ancora da fermo contro Draymond Green, deve inventarsi una conclusione andando a sinistra per riportare a meno 10 Boston Celtics. State sale Looney, lascia spazio a Poole che fa in penetrazione sul fondo e segna in reverse. 4 punti pesantissimi di Jordan Poole. Adesso per Boston Robert Williams contro Looney, grandissima palla di un insospettabile passatore e schiacciata di Tatum, non certo la prima in backdoor di questa serie. No, Age l'adattamento difensivo, poi Smart attaccato da Curry che stavolta prende la linea di penetrazione e chiude di mano sinistra da fuori classe per i più 14. Corre il cronometro, 7 minuti e spiccioli per chiudere gara 6. Jalen Brown stavolta trova la mano destra, aiuto di Looney, chiude con la sinistra in fondo Jalen Brown, importante però per Golden State far correre quel cronometro. Istituita per Curry, va via di mano destra Horford, va fino in fondo due volte al ferro Stephen Curry, venuto poco importante, situazione di flat 52, giocata benino da Brown, canestrone di Jalen Brown. Questo accoppiamento, si stacca Tatum, 4 contro 3, palla nell'angolo, Wiggins, il basket dei Golden State Warriors, Curry raddoppiato, in discesa, il vantaggio sfruttato con la tripla di Wiggins, ancora la difesa dei Warriors, Thompson per Green, appoggia al vetro, inizia l'ultimo chilometro per i Golden State Warriors, stati bruciati in precedenza, qui adesso invece lo manderei e invece non arriva, al ferro, ancora Curry, si beve Horford, ancora Curry per ancora un più 12. È iniziato la partita Curry tirando bene da 3 punti, 5 su 6 a un certo punto, adesso 5 su 9, si è adeguata alla difesa, lui allora ha cominciato a penetrare e adesso mette la sesta tripla della partita per il più 15 Golden State. È arrivata questa gara veramente che non ne aveva più dal punto di vista delle energie. Forzatura e canestrone di Jalen Brown, altra tripla per Brown. I Golden State Warriors vinceranno la partita, vinceranno il titolo. La sigla la manda su assist di Curry dall'angolo Andrew Wiggins. Più di tanto hanno cominciato a crederci nel corso dei playoff, scarico per Robert Williams che appoggia la palla al vetro. I giocatori, gli allenatori, l'intera organizzazione, you are the 2022 NBA champions. Complimenti, siete i campioni NBA 2022.